Il suicidio, una forma di evasione, una forma concreta per fuggire via dai problemi. Ecco, io oggi voglio parlarvi di suicidio spinto dalla fan Bea. Bea, questa donna che è mia coetanea, tra l'altro anche molto carina e piacevole, mi ha richiesto di recente di realizzare questo video a proposito del suicidio. In una veste leggermente diversa, difforme rispetto a quella che si può eventualmente considerare. Ecco, chi pensa al suicidio non bisogna etichettarlo o bollarlo come persona malata. Semplicemente, bisogna semplicemente, ripeto, accettare il suo volere. Va bene? Perché è vero come è vero che un essere umano deve poter contare sulla propria libertà, che in linea teorica ci dovrebbe essere, in quanto viviamo in uno stato democratico dove il potere è dato al popolo e la libertà dunque è un diritto sacrosanto, ecco che quello stesso essere umano, donna, uomo, ragazzo, ragazza, deve poter essere libero di compiere il gesto che vuole. Se, e ripeto, se una persona vuole compiere un gesto come questo, non è che deve poterlo fare, però deve poter sceglierlo di compierlo, ok? È un gesto questo che ovviamente, se fatto, va a ovviamente farci capire che davanti a noi abbiamo una persona che vuole scappare via dai problemi. Cioè scappa, evade dai problemi e per evadere, pur evadere via, pur di scrollarsi di dosso quei problemi che lui o lei reputa insormontabili, si uccide. Ecco, cara Bea, io ti dico, non sei malata se eventualmente hai pensato di farla in fila per sempre, però sappi che se c'è un modo per accettare quello che succede è dire qualcosa è andata male, qualcosa è andato storto, bene, sti cazzi, sti gran cazzi, come si dice qui a Roma, ok? Ecco, tu sei di un'altra nazionalità, però vivi in una città del Lazio, vicino alla mia, ok? E l'importante è innanzitutto non dare retta a quello che le altre persone ti scrivono. Tu mi hai detto, io scrivo sotto i tuoi commenti, caro Leandro, e mi arrivano commenti del tipo sei una deficiente, semplicemente perché penso qualche volta al suicidio. Ecco, pensare al suicidio non è essere sbagliati, non essere malati, è un'azione che ovviamente una persona può eventualmente andare a compiere, però io, cara Bea, la sconsiglio, quindi evitate, e ripeto, evitate di suicidarvi. Evita di suicidarti, cara Bea Beatrice, ok? Cioè vai avanti. La vita deve essere vissuta fino all'ultimo. Perché? Perché poi se tu ti uccidi, cara Bea, magari ti possono capitare delle cose belle nella vita. Che ne sai? Sì, è vero che la vita è una valle di lacrime, come ci viene detto grazie al rosario che gli anziani recitano tramite parole della Madonna, no? La vita è una valle di lacrime. Quante volte sentiamo dire questa frase del cazzo? Effettivamente è vero, ma potrebbe magari esserci qualcosa di positivo, ok? Potrebbe arrivare il momento bello, il momento piacevole, il momento ricco di fascino, il momento ricco di speranza, quell'attimo, quel frangente di tempo dove quella persona magari vive bene. Vive serena, sta bene, ha tutto. Perché doversi privare di quel tutto? Magari una persona che non ha amici, tra 3-4 anni potrà avere tanti amici e magari se si uccide non potrà godere della compagnia degli amici. Stesso discorso per una partner o per un partner. Se una persona magari si va ad uccidere, può non vivere, può non godere, può non stare bene. E magari privarsi della possibilità concreta, non astratta, di godere della compagnia di quell'uomo, di quella donna. Perché evitare di godere? Perché evitare di vivere certi momenti? Se io mi ammasso domani, magari tra 5-6 giorni divento un VIP e mi sono privato la possibilità di diventare un VIP o un influencer, perché mi devo togliere questa possibilità? Quando di fatto, de facto, posso godere
di vivere momenti lieti, di vivere momenti piacevoli, di vivere momenti spensierati, di vivere momenti ricchi di gioia, ricchi di passione, ricchi di fascino. Se domani mi uccidessi, magari, e oggi avessi un rapporto con una donna, ecco che mi priverei del godere, del piacere con che ave potrei avere con quella donna. Se tra una settimana, per esempio, avessi un rapporto con una bella ragazza, facciamo finta, utopicamente parlando, e magari domani o dopodomani mi ammazzo, ecco che non potrei godere del rapporto sessuale con quella donna o con quella ragazza, ok? Sì, so per certo che non ho cercato la nascita, la mia nascita, e mi dovrò scontrare con questa cazzo di morte, ciliegina sulla torta di colore nero, amara, schifosa, terribile, devastante. Però, de facto, di fatto, sono convinto che potrebbero accadermi delle cose belle. E perché evitarmi di viverle? E perché evitarmi di godere del piacere? E perché evitare di stare bene? E così, tra il lusco e il brusco, il serio e il faceto, io dico, viviamo la vita, cara Bea. Ok? Ora, chi vuole uccidersi non va tacciato come persona sbagliata, non va detto sei in testa di cazzo. Semplicemente dire, pensaci bene, la vita è una, non ucciderti, non farlo. Non va criticato, cioè non è che non va criticato, non va detto quello è un testa di cazzo, a testa di cazzo, no, non va detto così, a pezzo di merda, a più della bocchinara, non va detto questo, ok? Va detto semplicemente, attento, attento figliuolo, attenta figliuola, la vita è una, Cristo, vivila fino in fondo, va bene? Detto ciò, grazie a tutti, grazie cara Bea. Chi pensa al suicidio non è malato, non è malata, è una persona che però vuole evadere dai problemi, vuole scappare dai problemi. Io conoscevo un famoso rap, non dico qui il nome, che si è fatto fuori. Pensate che era arrivato alla depressione, la depressione lo ha fatto fuori e lui si è spinto ad uccidersi nella camera da letto dove viveva con i genitori, ha preso un cappio al collo, se l'è legato il giorno dopo. La famiglia lo ha trovato privo di vita. Questo ragazzo veniva con me in un corso di informatica che feci anni addietro, ok? E quel ragazzo ora non c'è più, quel ragazzo magari poteva vivere una vita serena e tranquilla dopo, però vedeva tutto nero, la depressione lo ha coinvolto e quindi ha detto, ha deciso, mi ammazzo, la faccio finita per sempre. Ed ecco che si è fatto fuori, si è ucciso, non c'è più. Vi ringrazio di vivo cuore per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao Bea, un bacio grande a te. Ciao Bea, un bacio grande. Mi raccomando, non uscirti. Fallo per me se sei una fan. Vivi, godi della vita. Prenditi i tuoi momenti di felicità se li ancora li hai. Ok? Ciao da Leandro, ciao Bea, ciao Beatrice in arte sanguisuga.